Ciao a tutti ragazzi, come state? Allora, oggi siamo qui felicemente riuniti per parlare dei libri proprio non piaciutissimi di quest'anno. Stavo per dire non bellissimi, non è che non siano bellissimi, è solo che non sono piaciuti a me, quindi partiamo da questo onesto presupposto. Non sono stati tantissimi, devo dire che in generale è stato un anno un po' meh. Nel senso che sono stati pochi e avanti durante l'anno i libri che mi hanno davvero entusiasmata. Per fortuna sono stati pochi anche quelli che mi hanno del tutto delusa. Ce n'è uno molto grave con cui inizierò per levarmi il dente e il dolore, e poi per il resto direi che è tutto abbastanza sopportabile. Alcuni non li ho con me, uno perché l'ho venduto, sto leggendo gli appunti, l'altro perché è irraggiungibile là sopra, non ho la scala, sono un nano, quindi vabbè, ve li farò comparire qua. Allora, appunto, leviamoci il dente e spero il dolore facendovi vedere il grande Gatsby. Mani avanti, mani molto avanti, perché? Intanto, non per giustificarmi, ma io ho un pochino il sospetto che possa essere stata responsabilità anche della traduzione, per cui non mi è piaciuto questo libro, ce l'ho. Tra l'altro, ho scoperto poi successivamente essere uno dei libri preferiti, se non il libro preferito, di una mia carissima amica. Ciao Chiara, non, ti prego non odiarmi per questo. E quindi vorrei tantissimo rileggerlo e comunque in generale avere degli altri approcci con Fitzgerald in altre traduzioni. Sapete che io ho un pregiudizio molto forte nei confronti del lavoro di Newton Compton. Avevo questo libro in casa, non mi sembrava il caso di andare a recuperarne un altro. Ci ho provato, non mi è tanto piaciuto. Poi può anche darsi che non mi piace, basta, non è che mi debba piacere per forza. Però, insomma, ho trovato molto cervellotico lo stile di narrazione eccessivamente, cioè non ho visto il senso di tutta questa macchinosità dello stile di scrittura. E gli avvenimenti possono anche essermi piaciuti, lo sviluppo della trama può anche essermi piaciuto, però l'avessi scritto io, che ridere, avrei magari posto l'accento su cose diverse. Contrariamente mi è piaciuto moltissimo il film, complice anche il fatto che ci fosse Leonardo DiCaprio, e il film mi ha fatto apprezzare nonché capire meglio la storia. Quindi ecco, mi piacerebbe avere un secondo tête-à-tête con questo romanzo, spero vivamente che possa essere più felice del primo. E bandando le ciance, vi direi subito qual è il libro peggiore in assoluto di tutto l'anno, che infatti non ho. Per dovere di cronaca ve lo farò comparire qua di fianco insieme al suo amico film che ne è stato tratto, ma io sono proprio un po' incacchiata con Newton Compton in questo caso, con l'autore, l'autrice, non mi ricordo neanche se sia un uomo o una donna, sono incacchiata in generale perché intanto si tratta di Nerve, di appunto non mi ricordo chi per dirvi quanto sono in bestialità, cioè manco, non ricordo proprio. E manco sono andata a guardarmelo, nel senso proprio zero degno di attenzioni. Questo libro non solo è copiato e scopiazzato perché è l'ennesimo distopico, neanche distopico perché è ambientato ai giorni nostri, è l'ennesimo libro su un gioco pericoloso fatto da adolescenti, dove appunto fi si finisce per rischiare la vita, no? Quindi ennesima copia di Hunger Games, ennesima copia di tutta una serie di cose. Non ne sentivamo minimamente il bisogno, super incentrato non sulla tecnologia, però insomma super moderno, diciamo, mirato che mira la generazione Z, per intenderci, anche se c'ha qualche anno. E perché cosa sono così incacchiata? Intanto ho scritto male, scusate la presunzione che ho nel dirlo, però o è tradotto male o è scritto male. Io purtroppo non sono madrelingua, quindi non posso, non riesco a capire se è proprio scritto male o se è la traduzione che è carente, però c'è qualcosa che non va per quanto riguarda l'italiano, io quella di lingua so. Poi, quello che mi ha dato veramente fastidio è la leggerezza con cui vengono trattati determinati argomenti, sia nel libro che nel film, anche forse peggio che peggio. In particolare il tema del suicidio viene veramente gestito con un mood da la 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 per la serie, stiamo parlando di gusti di gelato, che mi ha innervosito profondamente. In generale,
Anche per assurdo, allora non è che Hunger Games non sia crudo e diretto, ok? Però Hunger Games intanto è fatto in una maniera che non è paragonabile a questo obbrobrio, ma poi c'è un'intelligenza dietro al lavoro fatto per Hunger Games, c'è anche una presentazione molto chiara del progetto, perché non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno. Ha ovviamente una morale che poi va interpretata, che però è molto chiara. Invece, in questo caso è sempre tutto molto borderline, per cui ci sono delle occasioni in cui viene tranquillamente trasmesso il messaggio secondo cui se c'è la necessità per vincere un gioco, puoi anche venderti per soldi quando sei una giovane ragazzina adolescente attraente, messaggio carina. Perché alla fine è importante portare avanti quello che si comincia. No, raga, no, cioè non esageriamo, nel senso, voi potrete dirmi, ma questo è quello che hai interpretato tu o che hai percepito tu. Se non l'avete visto o letto, provate a farlo, se proprio avete del tempo da perdere, da buttare. Perché secondo me non si tratta di interpretazioni personali, cioè trovo che sia stato proprio tutto fatto con estrema leggerezza e credo si veda che questa cosa mi ha molto infastidito. Andrei oltre, non dedicherei ulteriore tempo e anche nervosismo a queste simpatiche opere e vi parlerei di Le vite impossibili di Greta Wells di Andrew Sean Greer. Questo è un libro stra famoso abbastanza, insomma. Lui tra l'altro ha vinto, cacchiarola, non mi ricordo che premio, con un altro titolo più recente che si chiama Less, Man Booker Prize, non mi ricordo, dopo ve lo scrivo qua sotto. E è un autore molto stimato a livello abbastanza generale. Credo che questo sia stato un classico caso in cui, siccome le recensioni erano molto positive, io mi sono fatta delle aspettative alte. È un romanzo che tratta di viaggi nel tempo, ambientato in diversi archi temporali, che sono tre, se non erro, e che la protagonista attraversa, passando appunto da un momento all'altro, sempre nei panni di se stessa, ma in epoche differenti. Non ho trovato, cioè non è come il discorso di prima, non mi sono né innervosita né altro, semplicemente ci ho trovato poco senso, è uno di quei classici libri come ci diciamo sempre qua, so what, per cui lo chiudi e dici, ok, quindi non ha dei personaggi che mi abbiano coinvolta particolarmente, anche gli eventi sono un po' flosci secondo me, non lo so, mi ero fatta delle aspettative molto alte che poi sono state un po' disattese, ecco, tutto qua. Anche la mia amica Irene con cui l'ho letto non è stata particolarmente entusiasta, anzi, ci sono anche diverse inesattezze, se mi ricordo bene, che ha trovato lei principalmente perché è quella intelligente delle due e acculturata, soprattutto è lei, non io. Però sia storicamente che a livello di fattibilità, anche di credibilità fantascientifica, se così si può dire, cioè proprio a livello delle strutture dei viaggi del tempo, boh, delle incoerenze abbastanza grandi. E quindi, vabbè, niente, sarebbe stato bello che mi piacesse, invece no. Passiamo a Panic di Lauren Oliver. E voi direte, ma scusa, avevi già detto Nerve, che bisogno c'era di andare a leggere una cosa che è praticamente uguale? Eravamo in mood, perché questo l'ho letto, come Nerve tra l'altro, per il progetto che avevamo creato io e Franci di Libri, Libretti, Libracci, leggiamo e guardiamo cose, che purtroppo è in stand-by al momento, però spero che riprenderemo presto. Siamo due appassionate, io ve lo dico sempre, di visioni di film o serie TV tratte da libri. E in questo caso c'era una serie TV che abbiamo guardato e che per quanto non sia un prodotto eccelso sicuramente ho apprezzato molto più del libro. Sono partita prevenuta, ve lo dico, perché Lauren Oliver è un'autrice che non mi piace, che avevo già incontrato con Prima di domani, se non erro, si chiama l'altro libro suo. E quel libro l'avevo trovato anche in quel caso scritto male, sempre con lo stesso dubbio, perché quando sono scritti originariamente in inglese io non ho le competenze per poter leggere in inglese in questo modo e quindi non so dirvi se sia proprio lei che non mi piace come scrive o se fosse la traduzione anche in quel caso, però siccome questo è stato tradotto da un'altra persona, francamente comincio a pensare che sia proprio lo stile di scrittura dell'autrice.
Tra l'altro, anche qua ho trovato degli errori in italiano, che porca miseria, delle inesattezze sia grammaticali, ma non solo, per cui sia errori di battitura, magari typo di distrazione, appunto, in fase di editing, ma anche a livello sintattico di costruzione della frase, cioè ci sono troppo spesso delle inesattezze, e io non è che sia esattamente l'Accademia della Crusca, capito? Per cui se me ne accorgo io, voglio dire, ecco. Mi dispiace perché Safarà è un editore in cui io credo molto, a differenza di... No, a differenza, quell'altro credo che fosse pubblicato da PM, non lo so, che per carità non è che PM sia autorizzato a fare gli errori sintattici e Safarà no, però ecco, da loro me lo aspettavo un po' meno tutto lì. E quindi niente, non sentivamo il bisogno dell'ennesima storia basata sugli adolescenti che giocano un gioco pericoloso, sicuramente fatto meglio e meno, in modo meno superficiale di Nerve. Alcune trovate sono state anche abbastanza interessanti, ma il lavoro migliore secondo me l'hanno fatto gli sceneggiatori, tra cui c'è anche l'autrice, quando hanno realizzato la serie TV. Nella serie TV è tutto un pochino più sensato, soprattutto hanno ripescato e rimescolato un po' i rapporti tra i personaggi e hanno creato un prodotto che secondo me è migliore. C'è poco da fare, però se sempre secondo me, ecco, non a livello assoluto. Mi dispiace, però si cast, niente, ce ne faremo tutti quanti una ragione, credo, soprattutto Lauren Oliver, che non penso sarà turbata. Allora, adesso parliamo del libro che non sono riuscita a prendere perché è là sopra, ed è Il manoscritto di Frank Tillier. Allora, il mio giudizio è provvisorio, se così vogliamo dire. Perché? Intanto è un libro che ho iniziato a novembre e che poi ho ripreso dopo un mese passato senza leggerlo, e ne avevo lette tipo boh, 50 pagine, poi sono stata un mese ferma e poi l'ho ripreso senza ricominciare. Quindi già questa cosa mi ha seccato le gambe in partenza, secondo me. È un libro che necessita di una certa attenzione, che io probabilmente non ho avuto perché è stato proprio il libro con cui ho ricominciato finalmente ad avere un ritmo di lettura che riconosco come mio. Quindi ci sono stati un po' di problemi, come potete intuire. Dopodiché io non ho apprezzato particolarmente lo stile di scrittura di questo autore, che ho trovato particolarmente confusionario. Io sono un amante dei thriller, come ben sapete, sono un amante delle storie machiavelliche, non mi spavento per niente davanti a avvenimenti crudi, a violenza e tutta una serie di cose, però intanto delle volte ho trovato della violenza gratuita che non mi piace mai, cioè io non ci ho letto un senso in alcuni momenti violenti, per cui li ho trovati un po' gratuiti. Però non è neanche questa la cosa che mi ha dato più fastidio. L'ho trovato un pretenziosissimo esercizio di stile che può anche andare bene, non c'è assolutamente niente di male, ma forse un po' spocchioso. E ora mi spiego. Mi sono interrogata a lungo perché sono la donna degli esami di coscienza, dovete sapere voi, sull'eventualità che io possa essermi risentita di non aver compreso tutti questi giochi machiavellici che ha fatto l'autore, no? E a un certo momento, siccome sono rimasta pietrificata dopo averlo letto, era talmente piaciuto a tutti che io sono proprio rimasta pietrificata. Ho detto: ma raga, ma io dove vivo? Cioè, ma cosa sta succedendo? È piaciuto ai sassi sto libro qua e a me niente. Quindi poi dopo mi sono detta: ma non è che siccome non hai capito una pera di niente, allora sei un po' offesa, sei un po' risentita per questo? In realtà poi è passato del tempo e ho capito che quello che mi ha dato più fastidio di questo romanzo è che sì, ci sono degli indizi da scovare, delle cose eccetera, ma che secondo me l'autore non ha messo in condizione il lettore di capirlo. Cioè, se, per come mi conosco come lettrice, adesso in estrema sincerità, se io alla fine avessi trovato un'indicazione, anche minima, del fatto che c'erano degli indizi da scovare, non mi sarei risentita di non averli scovati. Avrei detto: cavolo, che bravo, io sono contenta quando non capisco, non risolvo con anticipo i thriller. Non, anzi, se li risolvo mi dà anche un po' fastidio, frankly speaking, per cui sono contenta di non arrivarci, ok? Mi diverto di più, trovo che il libro raggiunga meglio il suo scopo, no? Però
Se io me lo sono dovuto trovare su internet, il fatto di dover andare a vedere delle cose, o comunque ne ho parlato con delle persone, che lo avevano letto e con cui mi sono confrontata, no? Allora mi hanno detto: ah, ma guarda, c'è questa teoria, oppure ah, ma guarda che se vai a leggere là, scopri che adesso non lo dico perché non si fanno spoiler, no? Però scopri questo, scopri quell'altro, devi andare a leggere lì là. Ma lì là, com'è che ci si arrivava a capirlo? Cioè, non ci sono elementi oggettivi che tu dici: ah, che scema, non mi sono accorta, eppure me lo aveva suggerito tra le righe. No, cioè, tu devi campare per aria. E insomma, questo mi ha dato parecchio fastidio. Dopodiché, ho riconosciuto invece tutti quegli aspetti che vi dicevo all'inizio, quindi la mia distrazione, la mia fatica, il periodo di fatica incredibile che stavo vivendo proprio a ridosso, il motivo per cui per un mese poi l'ho stoppato, eccetera. E allora ho detto: fai una roba, intanto te lo metti nei peggiori e va bene, e tanto non è che la mia classifica dei peggiori dia fastidio a qualcuno. Però mi riservo di leggere l'ultimo libro uscito, C'era due volte, dovrebbe chiamarsi, perché pare, che aiuti abbastanza a comprendere il manoscritto, e quindi, vorrei riprovarci, vorrei fare pace con Tillier, in cui avevo investito veramente delle aspettative altissime e per cui ci sono rimasta molto male. Ecco, insomma, va bene, supererò anche questo trauma. Vi parlo quindi dell'ultimo flop del 2021, di cui già vi ho parlato, nel video delle letture di dicembre, e si tratta, ahimè, del libro che abbiamo letto con il mio gruppo di lettura, Super i Bricchi, il gruppo di lettura incentrato su tutti i romanzi ambientati in montagna. Vi lascio il link qua sotto di tutte le informazioni. Se avete voglia di partecipare, basta semplicemente scrivermi e verrete proiettati nel magico gruppo Telegram. Comunque, leggiamo tutti i mesi un libro con ambientazione montanara, più o meno spiccante. E in questo caso abbiamo letto questo libro di Anna Holt, che è un thriller abbastanza psicologico, ma non molto, abbastanza sensato, ma non molto, abbastanza interessante, ma non molto. Infatti il suo problema per me è stato questo: è tutto una serie di cose, ma sempre non molto. È un po' monco, è un libro un po' monco, che non decolla mai, con questi personaggi che, nonostante siano miserabili, non è quello il problema, perché ho amato tantissimi personaggi della letteratura miserabili nella mia vita di lettrice, eppure questi non mi hanno veramente raccontato nulla, non sono stati approfonditi, nemmeno la protagonista, che poi è un'investigatrice, anche se non fa l'investigatrice di mestiere, seriale, per cui è ancora in corso la scrittura di libri con lei protagonista, quindi mi sarei aspettata un attimino più di indagine psicologica all'interno della sua testolina, ma così non è stato. E niente, è una dinamica abbastanza classica del thriller, si incentra su un aspetto sportivo, perché coloro che sono coinvolti sono degli sciatori professionisti, campioni olimpionici, e però è un po' difficile dire che cosa non ti è piaciuto di un thriller senza spoilerarlo, però non è che mi sia piaciuto molto, ecco, cioè, sono tante pagine, sono 530 pagine circa. Arrivi faticosamente a metà, poi a metà ti sembra: oh, finalmente di aver acquisito una specie di senso, poi però il senso lo perdi già subito e boh, so what? Cioè, continuo a dire la stessa cosa, ma è l'unico modo che ho per concludere questi ragionamenti. So what? Quindi mi dispiace, perché comunque è un libro che ho scelto io, ho fatto leggere anche delle altre persone che magari avrebbero fatto meno, però vabbè, speriamo di rifarci con i prossimi libri. Allora, a questo punto, prima di salutarvi, sempre al solito modo, vi ricordo, se volete, di iscrivervi al gruppo di lettura. È estremamente libero, per non dire estremamente anarchico, nel senso che sapete che io non sono tanto centrato con la testa, quindi non sono certamente quella, precisina e puntigliosa. Faccio sempre una sorta di bozza, di tappe da rispettare nell'arco del mese, ma solo per chi, senza obblighi, solo per chi ha voglia di discutere nell'arco del mese, altrimenti ci risentiamo con estrema serenità alla fine della lettura del libro. E siamo su Telegram, per cui appunto appena mi manifestate l'interesse, oppure posso anche lasciarvi il link, secondo me è diretto, se volete lo cliccate e entrate direttamente nel gruppo, che forse è più facile per tutti, cosa dite?
E quindi vi aspettiamo, io e le altre ragazze, che al momento siamo tutte ragazze, vi aspettiamo nel gruppo di lettura e io a questo punto vi saluto, vi ringrazio, vi bacio e vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!